Sì, finisco l'argomento della volta scorsa, cioè vi parlo della generazione del flusso, che poi riprenderò eventualmente più in là per raccontarvi alcune altre cose rispetto ai modelli che abbiamo introdotto ora, ma vediamo, questa è una parte facoltativa che vedremo se riesco a implementare. Noi abbiamo visto la produzione del flusso in funzione dell'utilizzo dell'equazione di Richards. Possiamo semplificare un po' il nostro approccio facendo riferimento ad un modello che chiamiamo stazionario dei versanti. Questi modelli sono importanti per due motivi. Uno dal punto di vista storico, perché sono stati utilizzati per comprendere e generalizzare quei fenomeni che poi io invece vi ho presentato nell'ambito più complesso e più largo delle equazioni di Richards. E l'altro perché in pratica presentano delle operazioni, dei calcoli che si possono fare così anche a mano senza l'ausilio di un computer e quindi offrono, diciamo, anche una comprensione spicciola di alcune situazioni. E potremmo introdurli così in questi metodi. La precipitazione è così intensa da superare la capacità di infiltrazione? E la risposta intanto è: qual è la capacità di infiltrazione? Nella scorsa lezione abbiamo visto che questa ha una certa espressione che è legata al flusso di Darcy-Buckingham. Se vogliamo in prima approssimazione, visto che comunque c'è molta incertezza anche su questo dato, possiamo pensare che la capacità di infiltrazione sia almeno dello stesso ordine di grandezza della conducibilità idraulica. Magari non sarà così vero negli istanti iniziali di una precipitazione, ma se la precipitazione dura un tempo sufficientemente lungo, cioè più di una decina di minuti, questo tende ad essere via via più realistico. Allora, se la precipitazione supera la capacità di infiltrazione, allora siamo nel caso di quel tipo di deflusso, di formazione di deflusso che abbiamo chiamato ortoniano, oppure deflusso per superamento della capacità di infiltrazione, che si spiega che stava nella parte alta di quel grafico che vi avevo mostrato. Da un punto di vista schematico, se noi andiamo a mostrare una sezione di una porzione di suolo, la potremmo rappresentare il movimento dell'acqua in questo caso in questo modo. Abbiamo un deflusso, supera la capacità di infiltrazione, quindi si forma un tirante che qui è di H piccolo in alto sopra la superficie. Nello stesso tempo, in un istante generico, noi osserviamo che c'è una porzione di stellato grande che è quella in cui il suolo è saturo ed è saturo in vicinanza della superficie, perché si chiama anche saturazione, produzione di saturazione dall'alto, oppure produzione del deflusso superficiale per appunto saturazione dei primi strati di suolo. Poi andiamo a disegnare, chiamiamo H tutto lo strato di suolo e B la larghezza di questa sezione. Allora il flusso che avviene attraverso cioè non pensiamo al flusso in questo caso orizzontale, cioè verticale, scusate, quello nella direzione del piano della lavagna, della slide, cioè voi state pensando al flusso nella direzione Z, no? Perché la Z è la direzione che va da... Pensate in questo momento al flusso nella direzione ortogonale, cioè che esce dal piano della lavagna. Perché questo lo pensate come una sezione di un pezzo, di un versante, e l'acqua che si muove una volta generato il deflusso appunto verso di noi. Allora qual è il flusso? Beh, il flusso sarà l'area per la velocità.
Questa è la definizione di flusso, la sezione bagnata per la velocità. La sezione bagnata che cosa è uguale? Beh, sarà uguale B per distellato più di H. No, in particolare la parte del flusso superficiale è dH. Quindi il flusso superficiale è, come vedete scritto sotto, B per dH e poi davanti c'è un UH. L'UH sarebbe la velocità con cui il deflusso si muove in superficie verso di noi. Siamo dalla parte della pendente, siamo più bassi evidentemente del punto in cui ci troviamo. Abbiamo anche nello stesso elemento un deflusso subsuperficiale, cioè che avviene sotto la superficie del suolo, e questo di nuovo il flusso sarà che cosa? B per distellato, che è l'area, per la velocità con cui l'acqua si muove nella parte di suolo. Ma la velocità con cui l'acqua si muove nella parte di suolo, che cos'è che sarà uguale? Sarà uguale a K con S, perché lì c'è la conducibilità idraulica satura, per che cosa? Il gradiente del carico idraulico. Il gradiente del carico idraulico in questo caso come lo pensiamo? Beh, lo possiamo pensare come il gradiente della superficie di H, cioè la superficie superiore a questo livello qua. Se questa è pendente in questa direzione, la pendenza di questa superficie comanda il moto. E quindi qui ho il modulo del gradiente di dH. Io solitamente questa situazione non la vedo, però c'è un'altra cosa che conosco bene, ed è questa è la pendenza della superficie del terreno. Se chiamo Z la superficie del terreno, sostituisco a dH il gradiente di questa ipotetica falda superficie, di questo falda d'acqua superficiale che si viene a creare, lo sostituisco con il gradiente della superficie. Ho riarrangiato anche qui i membri, questi membri, per dire che K con S è distellato, li ho messi vicini, ho definito questa quantità come T con H e la chiamo trasmissività del suolo. Quindi in questo modo sono in grado di calcolare in prima approssimazione qual è la velocità del deflusso subsuperficiale. Poi invece per calcolare invece questa velocità del deflusso superficiale dovrei fare altri ragionamenti, per esempio porla uguale a usare il modulo di resistenza, che ne so, di Gauter e Strittler, se assumo che il moto sia turbolento, per andare a calcolare un con H. La saturazione ottoniana come avviene invece? Allora, a sinistra ho riportato la saturazione ottoniana di cui abbiamo appena parlato, a destra invece porto la saturazione che avviene dal basso. Qui tutto si infiltra, si viene a formare una falda sul fondo del nostro elemento e l'altezza di questa falda è H e la sezione è sempre B. L'area di questa, del quadratino azzurro di destra è B per H e quindi il mio flusso sarà B per H per la velocità che si viene a determinare in quel caso. Questo disegno spiega un po' meglio i concetti che vi vado ad illustrare, in particolare nel caso appunto del bilancio ottoniano. In realtà la sezione che io sto disegnando è questa sezione che vedete rappresentata qui. E in pianta è il terminale di un pezzo di area, di un versante, che è di un tubo di flusso in realtà che si concentra in quel punto.
Anche qui il mio bilancio come si può scrivere? Beh, posso scrivere che la precipitazione RP per l'area, che è tutta la parte grigia che vedete disegnata sopra, è uguale al deflusso superficiale più il deflusso subsuperficiale. Primo termine a sinistra è il deflusso subsuperficiale, secondo termine a sinistra è il deflusso superficiale, terzo termine è la precipitazione che cade. Un bilancio di questo tipo si dice che è un bilancio stazionario, perché qui non vedete nessuna, non vedete alcuna dipendenza esplicita dal tempo, se non dal fatto che, per esempio, questo RP dipende dal tempo e poi anche tutti gli altri elementi dipendono dal tempo, ma non c'è una derivata rispetto al tempo. In particolare, ho cancellato nel bilancio che cosa? La variazione di contenuto d'acqua all'interno del volume di controllo, e ho posto questo uguale a zero. Questo significa che quello che entra, che è questa quantità qua, è uguale a quella che esce, che sono queste due quantità. Una esce in superficie, questa, l'altra esce sotto, ed è l'altra che vi ho indicato. Di nuovo, T con K, che cos'è? T con K è la trasmissività, il gradiente di Z è il gradiente della topografia. Già dal disegno vi potete capire che il gradiente della superficie topografica è diverso dal gradiente della superficie di liquida. E questo, insomma, è il bilancio. Di nuovo rifacciamo la stessa, troviamo questa formula passo passo. Il flusso è l'area per la velocità, che qui ho chiamato apparente. È la chiamata velocità apparente perché in realtà l'acqua si muove solo attraverso i pori. Qui io però considero tutta la superficie, la sezione H per B come elemento del flusso d'acqua, ma se io dovessi veramente andare a vedere cosa succede nella parte microscopica, ho dei pori e l'acqua si muove solo lì attraverso i pori, quindi l'acqua si muove in realtà con una velocità maggiore. Quello che viene conservato è il flusso, e per ottenere la velocità reale dovrei dividere la velocità apparente per la porosità del mio suolo. Allora, l'area è V per H, la velocità apparente è data dalla legge di Darcy, che è K con S, per il gradiente del carico idraulico, che di nuovo qui è approssimato con il gradiente della superficie. Allora, il flusso subsuperficiale, quando non si è intercettata la superficie sopra, è semplicemente K per S per H per V per il gradiente della superficie, che è uguale a T con K, che si chiama, ripeto, trasmissività. Che dimensioni ha la trasmissività? Beh, K le dimensioni di una velocità a metri al secondo, H le dimensioni di metri, quindi questo è metri quadri al secondo, per B per mappa Z. Ok. Qui ho fatto un lungo disclaimer. Cosa sono? Io ho usato dei concetti che ho derivato dalla mia conoscenza delle equazioni di Richards e delle equazioni di Darcy-Buckingham in generale, e ho chiamato quindi conducibilità idraulica a saturazione, cose di questo tipo. In realtà, se io poi vi devo dire che se vado a poi ad applicare questa teoria ai casi reali e pretendessi di misurare le quantità, in particolare il K con S, a partire da campioni che io prendo in campo, otterrei dei risultati molto diversi da quelli che mi servono per ottenere la risposta idrologica corretta. Cioè, io ottengo un flusso di... se io prendo un campione, ne misuro il K con S,
poi questo capo con S lo metto all'interno di questa teoria semplificata, ottengo generalmente dei flussi che non corrispondono a quelli reali. Questo perché evidentemente ho fatto tutta una serie di approssimazioni all'interno di questa teoria, che non sono così irrilevanti, per esempio quella di confondere la superficie topografica con la superficie libera dell'acqua. E l'altra grande approssimazione, soprattutto nel metodo dunniano, è che contemporaneamente tutta la superficie che ho a monte, tutta la striscia grigia, stia contribuendo alla formazione della piena. In altre immagini che io vi ho mostrato volte passate, vi ho mostrato che siccome la saturazione procede da un certo strato, per esempio dal substrato, per dire se questo è impermeabile, è irregolare all'interno di un versante. Se ricordate, vi avevo mostrato il caso di Panola, in cui si formava una falda, però era irregolare, in alcuni punti non arrivava neanche in fondo. Qui invece ho fatto l'ipotesi che immediatamente si formi una falda su tutto il fondo e poi tutto scorra alla velocità di KS. E questa è un'ipotesi in realtà molto forte dal punto di vista fisico. Comunque supponiamo che questo accada, questo è stato fatto negli ultimi 30 anni a ripetizione e quindi è meglio che voi lo sappiate. Nel caso precedente qui non eravamo ancora a saturazione. Tuttavia continua a piovere, ad un certo momento arrivo a saturare tutta la porzione di suolo. Nel momento in cui saturo il suolo, mi riconduco nelle condizioni che vi avevo illustrato prima, nel caso generale, e oltre al deflusso subsuperficiale, al deflusso superficiale. Qui in particolare mi interessa la condizione in cui il dico l'H è uguale a zero. Quindi non ho ancora, il dico l'H è uguale a zero e quindi ho tutto il suolo saturo. In questa condizione il bilancio si semplifica. In particolare tiro via la parte superficiale. Quindi nella condizione in cui ho un bilancio che è stazionario, okay, tutto quello che entra è uguale a tutto quello che esce, non ho ancora produzione di deflusso superficiale, ho solo produzione di deflusso subsuperficiale, ma tutto è saturo, vale la seconda di queste equazioni, cioè la trasmissività per la pendenza per B, che è quella sezione che ho disegnato, è uguale alla precipitazione per l'area sulla quale insiste la mia sezione di flusso. Cosa succede in particolare? Succede in particolare che praticamente tutti gli elementi, ci sono due tipi di elementi che compaiono in questa formula. L'area contribuente a monte. Questo è un elemento che io posso calcolare a partire da un dato digitale del terreno. Per chi di voi ha fatto cartografia numerica, la cosa dovrebbe essere, vorrei dire, scontata. Cioè è una cosa che posso calcolare comunque dalla conoscenza della topografia. Ma anche questo è un termine che posso calcolare dalla conoscenza della topografia. E tutto sommato anche questo B è un termine che posso calcolare dalla conoscenza della topografia. Gli altri due termini che compaiono, Rp rappresenta la caratteristica idrologica delle precipitazioni, cioè l'intensità di precipitazione, mentre T con K, che è la trasmissività, rappresenta la capacità di poter far defluire la precipitazione da parte del suolo. Allora posso riarrangiare i termini in una maniera tale in cui da una parte ho i termini di natura idrologica e dall'altra ho solo quelli di natura topografica.
topografica. Comunque già da questa equazione cosa posso vedere? Posso vedere che se le precipitazioni Rp per At, che rappresentano il volume, sono più grandi, cioè se la precipitazione è più grande della capacità del suolo di far defluire acqua, allora ho creazione di deflusso superficiale, perché se la precipitazione fosse più intensa di così, si crea un velo d'acqua superficiale e di lì si crea un movimento d'acqua. Se invece Rp per At è minore di quelle quantità che vedete sulla destra, che ho riarrangiato, cioè Rp su At è minore di K massimo per l'altro, tutto defluisce nel suolo. Ora questa disuguaglianza io appunto la posso riarrangiare. La posso riarrangiare, per esempio, in questo modo che vedete rappresentato così. Io ho il mio versante. Su questo versante potete pensare di conoscere la pendenza in ogni punto, quindi il gradiente di z, l'inclinazione, e questa la riportate sulle ordinate in gradi in questi casi. Invece in ascisse che cosa riportiamo? Riportiamo A su B. Allora, è come se noi prendessimo questa equazione, teniamo da questa parte la pendenza, tutto il resto lo portiamo dall'altra parte, quindi diventa Rp a T diviso T con K, la trasmissività massima, quella diviso B. E questa è proprio la formula che vi trovate scritta nel grafico. In particolare, laddove la pendenza è minore di ATRP diviso B per T con K, quei punti sono saturi per saturazione dal basso di tipo dunniano. Gli altri punti sono punti che non sono saturi. Questo è un risultato ottenuto appunto con una teoria molto semplificata, ma che già ci permette un'analisi accurata, perché allora potete anche dire, fare un ulteriore potete fare un ulteriore passaggio e dire: io nabla z diviso ATV lo posso misurare dalla topografia. Quali saranno i punti che sono proni ad essere saturi? Beh, saranno quelli per cui questa quantità è più piccola. Scusate, è più grande, non più piccola. I punti che hanno pendenza maggiore ed area che hanno pendenza minore ed area maggiore, effettivamente, sono saturi. O meglio, non sono saturi, si saturano o si saturano prima. Beh, qual è il bello di tutta questa analisi? Il bello di tutta questa analisi è che siamo riusciti, attraverso un'analisi semplificata, a mettere in relazione, a ragionare su dei dati di natura topografica, e da questi dati di natura topografica possiamo capire una
possiamo avere un'indicazione di quali sono i punti che si saturano prima. I punti che si saturano prima sono quelli a pendenza meno elevata o ad area più grande. Queste due, se ve lo dico così, mi sembra anche logica la questione. Punti meno pendenti con area alle spalle più grande sono quelli che hanno più contenuto d'acqua che arriva dal deflusso che avviene lungo il versante. C'è anche quel B che ci rompe un po' le scatole, di cui non sappiamo bene, che non sappiamo bene come attribuire. Quel B potrebbe essere come la larghezza, per esempio, di un pixel, se noi stiamo ragionando su un dato digitale del terreno che è fornito su una griglia. In realtà possiamo fare delle considerazioni ulteriori sui gradi di convergenza o divergenza della superficie per andare a caratterizzarlo meglio. Comunque, questo ci dice che quando noi guardiamo un paesaggio siamo già in grado, dalle caratteristiche geometriche del paesaggio, di stabilire quali punti tendenzialmente sono più proni ad essere saturi rispetto agli altri.